Questa sera, ragazzi, andiamo a trasmettere la finale della sesta edizione di ITCL World League, un campionato che veramente ha fatto la storia dell'esports italiano, un torneo organizzato da Gamers House. Chi sono gli sfidanti di questa serata lo potete vedere tranquillamente anche dalla locandina comparsa all'interno del gioco. Abbiamo da una parte i veterani dell'esports italiano, il team Rest con il buon King Pen che sorride qui alla destra, e andranno a scontrarsi questa sera contro Titan eSports. Come vedete manca pochissimo all'inizio. Questa non è una classica War eSports 5 contro 5, un solo attacco a testa, ma è un 10 contro 10, ben due attacchi a testa come una War classica. Ed eccola qua la risposta dei Titans. Oh, attenzione, perché questa potrebbe essere una base che trae in inganno, perché è una base che siamo abituati a vedere in leggenda, ma sicuramente è stata adeguatamente modificata da Iaietto. Comunque abbiamo una Super Archer Charge con un golem a supporto. Yaya trolla, eh sì, sì. Ho avuto la stessa impressione, Mosk. Allora, Alpha parte con una Warden Walk dal lato verso ore 3. Vediamo un po' questa manovra di attacco, che è sicuramente abbastanza inusuale. Forse vuole schierare tutto al centro. Guardate, sta utilizzando un super arciere che zitto zitto, con il suo lungo raggio, senza farsi targettare da alcuna difesa, sta già iniziando a prendersi un ottimo valore in termini di funnel all'interno della base di Iaietto. Attenzione che questa è una base con un core centrale molto molto prepotente, quindi dovrà stare molto attento a giocare le sue pozioni e l'abilità del Gran Sorvegliante per far sopravvivere tutte le truppe all'interno. Grazie mille, Mirko, per l'abbonamento regalato. Troppo, troppo gentile. Ok, partiamo con la vera fase di attacco. Sputa tronchi e Super Archer al seguito. La regina degli arcieri si unisce al push principale, e così come anche le guaritrici che stavano supportando il Gran Sorvegliante. Viene stato il castello del clan, ma non dovrebbe essere un problema per i super arcieri. E attenzione però al fuoco incrociato dei due scatter. Lo sputatronchi riesce ad aprire il core del villaggio. Per fortuna qui siamo in una fase molto molto delicata dell'attacco. Non ha ancora utilizzato l'abilità del Gran Sorvegliante, aspetta il momento più opportuno, ossia quando gli scatter, gli archi X inizieranno a targettare i super arcieri, che ricordiamo hanno una vita molto molto bassa. Due furie schierate al centro del villaggio, probabilmente si tratta di un errore per Alpha. Speriamo che questo non gli costerà troppo caro. Mamma mia, fuoco incrociato anche delle due torri infernali, oltre alla cupola infernale del municipio. Mamma mia, un danno per secondo pesantissimo al centro del villaggio. Però, anche grazie all'invisibilità, gli eroi e i super arcieri di Alpha sembrano reggere il colpo. Mi sembra abbastanza buono l'attacco. Il municipio viene giù. Super Mongo, bellissime per andare a cecchinare la torre infernale a bersaglio multiplo. E che attacco! Che attacco, ragazzi! Non mi sarei assolutamente aspettato una manovra del genere su una base come questa. A questo punto bisogna soltanto capire se il tempo sarà un problema per lui. Le super mongolfiere purtroppo hanno esaurito il loro boost, ma c'è la campionessa che dovrebbe riuscire a sbarazzarsi delle ultime strutture in tempo. Mamma mia! Mamma mia! Bellissimo attacco da parte di Alpha! Splendido! Tenetevi forte, allacciate le cinture. E abbiamo ancora il buon Milanello, che va di Zap Draghi, anzi Zap Hydra. 7 Draghi, 3 Cavalca Draghi, con 7 zap e una terremoto. Ok, va a svuotare completamente il settore con scatter, arco X, vola no, è stato del Gran Sorvegliante. GG. Ok, parte con una regina isolata
che andrà sicuramente a completare il funnel iniziato con le zappe e la terremoto. Mi sembra un'ottima manovra fino a questo punto. Ok, vuole far entrare gli eroi nel settore con l'artiglieria Aquila. Regina in difficoltà che andrà a utilizzare la sua abilità e andrà a eliminare anche la campionessa in difesa, ne sono certo. Mamma mia, Regina che da sola ha ottenuto un valore notevole. Tra l'altro dovrebbe riuscire a eliminare... no! Per un pelo non riesce a eliminare anche l'artiglieria Aquila. Sarebbe stato un qualcosa di veramente OP per Milanello. Il King comunque sta portando a termine un'altra manovra molto interessante, quella dell'eliminazione dello scatter, del secondo scatter, di una difesa aerea, forse anche della regina. Mamma mia! E abbiamo anche la campionessa da sotto che sta eliminando un'altra importantissima difesa, ossia la torre infernale multipla che stava aspettando i draghi di Milanello alla fine del villaggio. Mamma mia, già solo con eroi e Zap ha praticamente asfaltato la base di Dennis. Dirigibile per assicurarsi la seconda stella e... Io non voglio parlare troppo presto, ragazzi, ma mi sembra un attacco veramente molto molto ben studiato e soprattutto ben eseguito da parte di questo top player del Team Rest. Bel plan, eh sì. Una fase Suicide Heroes molto complessa perché anziché schierare tutti gli eroi contemporaneamente, li ha schierati singolarmente per andare a prendersi delle zone, degli obiettivi di villaggio molto ben definiti e importanti. Come vediamo, andrà a chiudere l'attacco senza particolari problemi perché ancora un sacco di draghi ancora in vita, ancora il Gran Sorvegliante seppur in fin di vita, e guardate come è stato bravo, è riuscito ad attirare il mastino nell'angolino in modo che i draghi non vadano a farlo esplodere, rallentando così la loro manovra di distruzione. Poco da dire, poco da dire, un altro bellissimo attacco da parte del Team Rest. E dovrebbe essere una tripla questa, ragazzi. Intanto è partito un altro attacco in live. Mamma mia. Quattro attacchi, quattro triple. Vediamo ora Destri. Oh, che va con una tecnica a mio parere molto molto affascinante, che si continua a utilizzare tantissimo, sia in ambito competitive, sia in ambito di scalata a leggenda. Allora, in questo caso Destri parte subito con una piccola Queen Walk per ripulire evidentemente l'angolino verso ore 9. Regina che dovrebbe andare a eliminare la regina in difesa e anche quello scatter, per poi andare a riunirsi insieme a tutto lo spam nel settore con l'artiglieria Aquila. Mi sembra veramente un'ottima manovra fino a questo punto. Il maghetto ore 12 sta veramente contribuendo a creare un funnel d'ingresso eccezionale con un dispendio di spazi veramente minimo. Ok, non ho ancora schierato i pack, attenzione. Ok, eccoli qua i pack, super stregoni, e dovrebbe utilizzare lo sputatronchi come macchina d'assedio, esatto, fantastico. Si è portato diversi super spaccamuro, l'ultimo dei quali permetterà al King di entrare in questo settore e sbarazzarsi di campionessa, torre infernale, bersaglio multiplo, e soprattutto contribuirà a incanalare meglio le truppe verso il centro del villaggio, soprattutto verso il municipio. Attenzione però che le guaritrici rimangono fisse sulla regina, quindi regina e guaritrici non sono andate a riunirsi insieme a tutto il resto dello spam, il che però in un certo qual modo è positivo perché sta comunque attirando e tankando tutto il DPS delle difese al centro del villaggio. Stiamo per entrare comunque in una fase molto molto delicata dell'attacco perché il municipio è ancora in piedi, si è attivata la cupola infernale e sta bersagliando le truppe di Destri. Salto che viene utilizzato adesso per far accedere le truppe e soprattutto la regina al settore del TH e oh my god, il TH deve andare giù. Deve andare giù il TH. La campionessa utilizza la sua abilità per velocizzare appunto questa manovra e la seconda stella è arrivata. 50 secondi al termine dell'attacco, dovrebbe essere una tripla anche questa. Mamma mia. Mamma mia.
Bel plan, eh sì, bel plan. Purtroppo c'è stata quella piccola sbavatura a livello di esecuzione, quello è il fatto che appunto la regina non è andata a riunirsi subito allo spam, però come vi dicevo è stato un vantaggio perché è riuscita molto bene a tankare il DPS al centro del villaggio. GG. Base anti 2 stelle, cattivissima per King Klaus. E Darkness la vuole approcciare di Blizzard Hydra. Attenzione a quel dirigibile! Ok. Allora, con l'invisibilità. Attenzione! Ha giocato due invisibilità di seguito, mi è sembrato. Ci sono dei super arcieri all'interno della macchina d'assedio. Vediamo se riusciranno a eliminare anche il TH. Mamma mia! Ha utilizzato anche una clone per moltiplicare i super arcieri e ha utilizzato già due furie proprio su questa truppa per assicurarsi l'eliminazione del TH e anche di uno scatter. Mamma mia! Che manovra! Che manovra! Ha ripulito il 36% della base di King Klaus soltanto con la prima fase dirigibile. L'ho chiamata Blizzard all'inizio, ma non mi ero reso conto subito che ci fossero i super arcieri all'interno della macchina d'assedio. Mamma mia, cosa stiamo vedendo questa sera? Stiamo vedendo un sacco di tecniche anche che non si vedevano da parecchio tempo. In particolare stiamo riscoprendo i super arcieri che in questo meta nessuno li utilizza, ma hanno ancora la loro da dire. Abilità del Gran Sorvegliante utilizzata in modo direi perfetto per proteggere tutti i suoi draghi e le mongolfiere dalle uniche difese in grado di creargli dei problemi, ossia le torri infernali e lo scatter. Campionessa in chiusura che zitta zitta va a portarsi a casa le ultime difese, quelle dal lato opposto, in particolare quell'ultima difesa aerea. A King Klaus l'ho attaccato King Stars, eh sì. Bravo, ti ricordi bene perché Stars è stato uno dei più famosi utilizzatori di questa tecnica con i super arcieri clonati all'interno del dirigibile. Guardate che roba, 7 invisibilità, 2 furie, una clone, tutte queste pozioni utilizzate sui 3 super arcieri all'interno della macchina d'assedio. Allora, in questo caso, mamma mia, Trottino, che cosa ci porta? 9 Valchirie, 6 bocciatori. Wow. Warden Walk iniziale intanto per andare a rimuovere lo scatter e svuotare completamente quel settore verso ore 9. Sono proprio curioso di vedere queste Valchirie e questi bocciatori cosa andranno a combinare. Truppe che hanno entrambe ricevuto un livello aggiuntivo, ma che non hanno sicuramente ancora trovato il loro spazio all'interno del meta attuale. Super bocciatori sì, perché quelli funzionano veramente molto molto bene, li ho utilizzati anch'io. Però i bocciatori normali è da vedere, è da vedere. Allora, il Gran Sorvegliante ha tardato un pochettino nell'eliminazione dello scatter, perché comunque c'era un muratore guerriero che lo stava riparando. Ok, Gran Sorvegliante che soffre un po' per colpa di quell'arco X in modalità terra. Attenzione che potrebbe essere costretto a sprecare la sua abilità. Ok, va a utilizzare una gelo. Bravo Trottino, bravo. Ottima gelo. E adesso tutto il push al centro. Viene subito infuriato e subito protetto con l'abilità del Gran Sorvegliante. La caserma volante e il King all'esterno per ripulire tutti gli edifici esterni e non indurre in tentazione i bocciatori e le valchirie di girare verso l'esterno. Altra furia e salto per accedere al settore del TH, mamma mia. Un push, devo dire, molto molto inusuale da parte di Trottino. Escono anche domatori dal castello del clan che vanno a unirsi a questo insolito push, creando un'armata veramente ancora più insolita. Altra gelo per il TH, ottimo. E attenzione perché dovremmo contare praticamente soltanto sulla regina, che
che va a eliminare TH, perfetto. Campionessa cadrà, mi sa, sotto i colpi di quella torre dello stregone. Ok. Siamo al limite, ragazzi. Abilità della regina, buona. Ok. Tripla o non tripla? Tripla o non tripla? Tripla o non tripla, ragazzi? 27 secondi. Una manciata di truppe per eliminare gli ultimi edifici nella base di Alessandro. Ce la fa? 9 secondi. Mamma mia, trottino. Attacco al cardiopalma. Sì! Ce la fa! Ce la fa! Grandissimo! Mamma mia! Che attaccone! Che attaccone da parte di Trottino! Mamma mia! Cosa stiamo vedendo questa sera? Cosa stiamo vedendo questa sera? Bellissimo! All'ultimo secondo! Comunque, Darkness! Va di Blizzard Hydra. Attenzione! Aveva anche un super spaccamuro insieme ai super arcieri. No, non è una Blizzard, è una super archer. Ok. Ancora una furia. Ancora due invisibilità. Riuscirà a eliminare il TH? Questa è la domanda. Ho paura di no. Ho paura di no, ragazzi. Dai, 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 dai. Con quanta vita è rimasto il municipio? Con quanta vita è rimasto il municipio? Adesso me lo dovete dire. Me lo dovete dire con quanta vita è rimasta. Il problema è che adesso il muratore lo riparerà. E questo potrebbe essere un problema, perché intanto comunque la cupola infernale darà problemi ai draghi. Ma non è tanto quello quanto la veleno rilasciata allo scoppio. Sarebbe stata sicuramente una overkill se il TH fosse andato giù. Bellissimo anche il dettaglio del super spaccamuro all'interno della macchina d'assedio. Veramente molto molto buono. Abbiamo anche un volano a dar fastidio, giusto per non farci mancare niente. Ricordiamo che il buon Darkness non può contare nemmeno su una pozione per supportare i suoi draghi, in quanto le ha consumate tutte per il dirigibile con i super arcieri. Ma ancora la campionessa che ha giocato in questo momento a ore 3. Ai ai ai. Siamo pericolosamente in bilico tra la tripla e il fail, ma potrebbe comunque essere una tripla. 58 secondi dovrebbero essere più che sufficienti per lui. Intanto ha già iniziato a distribuire in modo molto intelligente gli sgherrini per velocizzare il clean up. Mamma mia, nonostante il fail, va a triplare con swag dell'abilità della regina. Mamma mia. Grande Darkness. Siamo arrivati alla fine. 29 a 26 è il risultato finale della sesta edizione di TCL World League. 22.000 le gemme in palio per questa competizione. Se volete partecipare alle successive edizioni e a tutti gli altri eventi premianti Gamers House, entrate nel loro server Discord. Io direi di andare a rivederci l'attacco di Alessandro, perché è stato l'unico a utilizzare i Super Bowlers, una truppa che in realtà pochi sanno utilizzare. Apparentemente può essere paragonata alla P.E.K.K.A. Wizard o in genere a tutte le altre strategie di Smash, come anche le Super Streghe per esempio. Ha una peculiarità ovviamente, che all'interno di queste basi può rivelarsi molto utile, in quanto la pietra del Super Bocciatore colpisce a 3 rimbalzi invece che soltanto 2 del bocciatore normale. Quindi andiamo a vedere Alessandro come è andato a impiegare la sua strategia. Questo è il classico setup da Lega Leggenda.
so che diversi player utilizzano questa combo anche per scalare ad alti livelli di Lega Leggenda, appunto. Lui qui è partito subito con una Queen Charge. Ha utilizzato il super spaccamuro più spostato verso sinistra, quindi probabilmente voleva fare incamminare la regina proprio in quella direzione. E va a utilizzare subito anche il dirigibile, scelta molto molto interessante, che va a rimuovere l'artiglieria Aquila e anche forse uno o due archi X. Ottimo, quindi va sicuramente ad alleggerire il DPS che c'è al centro del villaggio, sia per la regina, sia anche per ovviamente tutti quanti i bocciatori. Viene stato il castello del clan, purtroppo aveva utilizzato bene la veleno, ma la regina non si è svegliata in tempo e non è riuscita a eliminare subito le cacciatrici prima di ingaggiare il mastino lavico, quindi è stato costretto a utilizzare subito la veleno. Accoppia la regina anche il Grand Warden, che velocizza la pulizia dei cuccioli lavici, e poi va a schierare subito anche il secondo spaccamuro, che permetterà poi a tutte quante le sue truppe di accedere al centro del villaggio. Golem di ghiaccio a tankare, ovviamente, altro super spaccamuro, ed ecco che arrivano subito i famosi super bocciatori. In questo caso anche il King si unisce al push. Subito una furia all'ingresso, sacrosanta, e salto posizionata bene per far entrare le truppe fino al centro. In questo caso magari l'assalto poteva giocarla un pochettino più indietro, in modo da non far entrare i bocciatori nell'avveleno del TH. Però, dettagli. Bella l'abilità del Gran Sorvegliante, che protegge ovviamente tutte le truppe dal pesantissimo fuoco incrociato che c'è in questo settore di villaggio. Però le guardiatrici riescono bene a dare continuità all'attacco, anche perché tutte le truppe sono ben compatte tra di loro. Abbiamo ancora la campionessa, abbiamo ancora la regina con la sua abilità, quindi potete ben capire che una volta che siete riusciti a distruggere il core del villaggio con i super bocciatori, anche se poi vi muoiono tutti, basta che rimane in piedi la regina e la campionessa, come in questo caso, e la tripla è praticamente già scritta. Tanta tanta roba. Velocizziamo. E complimenti ancora una volta ad Alessandro e a tutto il team dei Titans, perché comunque è riuscita a dare un bello spettacolo e a chiudere comunque, nonostante tutti gli attacchi sfortunati sulla base di Penn, comunque a 26 stelle contro le 29 dei rest. Tanta tanta roba.